Intanto faccio i miei saluti a tutte le persone. Ciao intanto Walter, grazie dell'invito, dell'aver Ciao. accettato l'invito. Adesso qui con Grazie. tanto che provo a guardare Walter se riesci a trovare la diretta su Instagram. Sì. Adesso qui con tanto che ci Allora. provo a guardare Walter se riesci a trovare la diretta su Instagram. Arriva, eh? Sì. Il fatto che rimbomba un pochettino, è lo stesso. Secondo me devi abbassare il volume del, eccoci qua, il volume di Instagram. Ok, tanto mi senti lo stesso se lo abbasso, Io ti giusto? sento qua nell'audio del computer. Perfetto. E io se abbasso il volume, tutti mi sentono in ugual Esatto, maniera. io giusto. Portate pazienza un attimo perché qui già è complicato fare le dirette, poi le facciamo in due canali, vabbè, Ale. Allora, partiamo. Ciao Walter, come stai? Ciao Andrea, io sto bene, sto molto bene, grazie e spero che stai bene anche te, ma si vede che sei in grande forma. Aspetta che metto Ma questo. guarda, diciamo che da quando è partita la fase 2, che mi hanno dato la possibilità di ritornare, diciamo, ancora in sella alla mia bici, perché ho avuto insomma una parentesi tra cammini e canoa. La bici mi regala tanto, ho dovuto perdere, cioè ho voluto più che altro perdere alcuni chili che avevo messo su, non tanti, due o tre, e devo dire che ritornare all'aria aperta sulle strade basse qui della mia pianura, gli argini, eccetera, già notavo prima la bellezza della natura. Devo dire che, insomma, questa esperienza del coronavirus mi ha un po' accentuato questa capacità di ammirare e di godersi anche l'aria aperta, ecco. Beh, insomma, questa è un po' la regola che, no? Ti rendi conto di una cosa quando non ce l'hai. Quindi il fatto di poter uscire fuori, e insomma, anche qui si potrebbe aprire un Un qualcosa, mondo. un mondo e potresti un sacco di cose raccontare, però ti rendi conto, è proprio questo, credo, che quando succedono queste cose dobbiamo renderci conto quante altre cose noi abbiamo e non ci rendevamo conto prima che ci possiamo rendere conto. Non arriviamo a quel punto che ce le tolgono. Non arriviamo a quel punto e ce le tolgono e quindi quella forza della gratitudine di quello che abbiamo, anche semplicemente il respiro. Guarda, tempo fa avevo letto, non so se è vero oppure no, però la cosa mi ha colpito molto, di un signore che era stato ricoverato in ospedale per il Covid-19 e avevano usato il ventilatore, all'epoca si usava il ventilatore per aiutarlo. E poi gli hanno presentato, era guarito e gli hanno presentato il conto di 5.000 euro. E lui si è commosso e non so, il dottore gli ha detto: guarda, se è una questione di soldi, non ti preoccupare, che troviamo un modo per ripagare. No? Questi hanno detto: no, i soldi non è un problema. È che mi sto rendendo conto, questo uomo aveva 73 anni, mi sto rendendo conto adesso di quanto ho respirato gratis l'aria per 70, Tutta la vita. l'ossigeno per 70, tutta la vita, e non ho mai detto grazie a Dio, non gli ho mai detto grazie. E quindi è qua la cosa così semplice come il respiro che non lo trascuriamo, che non è importante, è gratis, eccetera, invece quanto importante è stato adesso in questo momento per molte persone. Quindi a partire dal respiro, quante altre cose ci sono che non diamo veramente valore e che hanno un valore incredibile. Sono cose semplici, banali, ma che hanno un valore incredibile, che senza respiro non c'è vita, non c'è nulla. Quindi, no, come hai detto tu, la natura, il poter andare fuori in mezzo alla natura è. Sono cose che dobbiamo veramente ricordarcelo, perché sennò. È qui secondo me, dall'esperienza, proprio capire e ricordarci soprattutto, perché poi ci si augura anche che ritornerà tutto come prima, solamente che spetterà a noi imparare da questa lezione, ecco, farne memoria e soprattutto, come io ho già imparato anche nella vita, ma anche tante persone, molto probabilmente anche tu, non dare mai nulla per scontato. Dal momento che lo dai per scontato, molte volte viene proprio a mancare. Sì. Assolutamente. E molto spesso si dà per scontato le cose che sono gratis. Cioè,
La natura è gratis. La natura è gratis, il mare è gratis, vedere il tramonto, guarda, sto vedendo un tramonto adesso bellissimo, è gratis. Cioè molto spesso si dà per scontato quello che viene regalato, gratis. E come se, no? Il respiro è gratis, no? Il fatto di poter vedere, no? E di poter vedere fuori un cagnolino, un gattino che fa, no? Che ci dà questa, è gratis. Cioè queste cose qui sono gratis, le cose più belle. E noi diamo un po', tra virgolette, presuntuose, o siamo cresciuti in una società che dobbiamo fare andare, e queste cose non contano. E poi ti rendi conto invece che quando ti mancano, quando ti viene tolta la libertà o ti vengono tolte, arrivi veramente all'essenza, dici wow, che bello il tramonto, wow, che bella una camminata in mezzo alla natura. E quindi non trascurare le cose banali, le cose gratis, perché poi alla fine, cioè, che sono gratis non vuol dire che hanno che il Signore, l'universo ce l'ha donato, non vuol dire che non hanno valore. E soprattutto che magari non sono per sempre. Esatto, assolutamente, assolutamente, bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Ascolta Walter, noi siamo onesti, non è che abbiamo preparato questa... a me piace molto il fatto che anche le persone che ci seguono, perché comunque... quando si uniscono due pagine, la mia è molto più piccolina e minuta della tua, però si uniscono le persone, nascono, in base a quello che si dice, nascono anche da loro le domande, secondo me è intrigante. Una domanda iniziale, molto brevemente, la tua vita, chi è Walter Nudo? Proprio in sintesi, presentati. Allora, tanto per cominciare voglio che le persone che ci stanno seguendo sappiano come ci siamo conosciuti. Allora, io molto spesso uso Instagram per... tempo fa ho tolto tutte le persone che seguivo nel mondo dello spettacolo, eccetera, e dicevo, queste persone, con tutto rispetto, non mi ispirano. Io voglio trovare, dato che Instagram lo prendo come una fonte di ispirazione, voglio trovare, quando vado su Instagram, delle persone che mi ispirano. Quindi seguo tutte le persone americane, dei coach, Tony Robbins, e in più faccio delle ricerche, perché io magari ci sono altre persone che magari sono lì e non riesco a trovarle, non le conosco. Girando, mi è capitata la tua pagina. Allora io ho guardato chi sei, ho visto, ho letto, ho guardato un po' di cose, wow, mi piace l'energia che veniva fuori, mi piace la voglia di vivere che tu, con cui scrivevi, con cui, no, la pagina anche molto carina, cioè mi piaceva questo, boom, lo seguo. Quindi è iniziata così, quindi io ho iniziato a seguire te, poi ho messo qualche commento, tu l'hai visto e ci siamo contattati, assolutamente, tu hai detto facciamo questa cosa, perché no? Quindi, però, Walter, allora, io sono nato in Canada e sono figlio di emigranti, no? Sono partiti, sono andato in America negli anni 60, e quindi sono nato praticamente in una famiglia che ha vissuto, pensa, per 2 anni in una cantina in America, quindi tutte le difficoltà. Poi sono trasferito in Italia, e qui in Italia ho iniziato a fare le prime cose, però poi sono tornato di nuovo in America, perché per me, dunque io essendo nato là e vissuto là, sono un po' mezzo e mezzo, no? Quindi mi mancava un po' quella terra. Poi ho iniziato a lavorare in televisione da Costanzo e diciamo che per 25 anni ho fatto televisione, ho fatto le fiction, ho fatto i reality, no? Sono quello che ne ha 22 nel... l'unico aver partecipato a 2 reality, averli vinti tutte e 2. Ah. Però sono arrivato a un punto in cui proprio lo scorso anno ho avuto una serie di incidenti, roba, e lo scorso anno ho avuto 2 ictus al cervelletto, causati da un forame perviovale, un problema al cuore. Questo mi ha messo un pochettino con le spalle al muro. La vita, sai, è il miglior coach che esiste, perché non ti dice cosa devi fare, ma ti mette sempre in condizione di capire tu cosa vuoi fare, qual è il meglio per te, di toglierti da una strada e di metterti sulla strada giusta. E così ho iniziato a fare una riflessione, ho detto, aspetta un attimo, guarda, se io me ne stavo andando in quel momento lì, la sensazione era quella, il cuore che batteva fortissimo, alle 8:30 di mattina ero a Los Angeles, come tutte le mattine mi sono alzato per fare meditazione, mi sono rimesso giù e boom, mi sono seduto di nuovo sulla sedia e ho iniziato a girare tutto, la stanza, la testa, e pensa che gli ho dato un impulso, il corpo era mollissimo, gli ho dato un impulso alla mano di far questo e mi ha fatto questo. Lì mi sono spaventato.
dico, porca miseria, spaventato. Quindi ho cercato, sudavo freddo, il cuore batteva forte, insomma, morale della favola, sono andati da me, sono andati in ospedale e loro mi hanno detto, guarda che ho avuto due ictus al cervelletto. E la sensazione quando ero davanti a quello specchio era, dai che ce la fai, dai che ce la fai, sembrava che me stessi per andare. Dopo qualche giorno, quando sono venuto in Italia, che mi hanno messo un ombrellino così nel cuore, perché era quello che aveva causato un po' gli ictus, e ho riflettuto un po' su quella scena, su quel giorno, e ho detto, Walter, se tu te ne stavi andando, no? Avevi fatto tutto quello che volevi fare su questa vita? La risposta è stata no. La risposta è, il posto dove mi trovavo non era quello, non volevo stare lì. Quindi ho capito, ci ho messo 25 anni, due ictus e un'operazione al cuore per capire che non è in televisione dove volevo stare. Quindi sono tornato in Italia. No, no, vai. Quindi sono tornato in Italia e ho deciso, dito, ok, mi ritiro dalla televisione italiana. Ah. E sai, l'ho fatto ufficialmente perché in inglese si dice che se vuoi conquistare l'isola devi bruciare la barca con cui sei arrivato. Quindi ho detto, brucio i ponti col passato che posso solo andare avanti. E quindi l'ho dichiarato, l'ho fatto, ho detto, Walter, adesso puoi solo andare avanti. Adesso non è che poi magari... No, devi andare avanti. Quindi ho detto, che cosa vuoi fare? A quel punto mi sono reso conto che in tutti questi anni i miei figli dicevano, va, ma guarda, tu ci hai dato una mano a capire le cose, ci hai fatto da coach, l'hai fatto con tutti i tuoi amici, perché non lo fai per gli altri? Perché non aiuti gli altri a fare sta roba qua? Forse è una cosa naturale. E io lì dicevo, no, non credo, non sono... Poi invece mi sono trovato tutta sta roba, tutta la vita vissuta, ho detto, sai che c'è? Ma sì. Allora ho detto, voglio servire in maniera diversa le persone. Voglio essere utile per le persone. E dato che stare lì ora, non giudico chi lo fa, e l'ho fatto per 25 anni, mi sono divertito, però 50 anni il prossimo settimana, ho detto, alle soglie di 50 anni, cioè, io è importante, non è solamente come ti riempi le tasche, ma è importante quello che dai indietro. Cosa do io? Come posso ispirare le persone a dare di più, fare di più, essere di più? Quindi ho detto, ok, quindi facciamo una bella cosa, non certo in televisione, mi tolgo con i canali che ho e mi rimbocco le maniche e inizio a comunicare. Chi vuole ascoltare, ascolta, chi non vuole ascoltare, per carità di Dio, ma la cosa importante è contribuire, questo non mi deve limitare a poter dare. E quindi così è partito tutto. La tua riflessione è una di quelle riflessioni, no, che tante volte si leggono sul libro, e da coach sappiamo che uno dei fascini del nostro lavoro, che lo dico spesso e volentieri, è perché viviamo sulla nostra pelle molte volte noi personalmente, sentirti parlare anche tu, ma soprattutto vediamo che la teoria che studiamo, oltre ad averla vissuta noi personalmente, la vediamo accadere anche agli altri. È una delle cose più belle, e molte volte durante i miei incontri, sai, anch'io ho avuto la mia, insomma, ho perso la gamba a 17 certo. anni, ho la fortuna di sorriderci sopra, perché è un evento che ho ampiamente superato. Molte volte mi dicono, sì, e anche nel tuo caso, no, è accaduto qualcosa di forte nella tua vita che ti ha portato in un nuovo percorso, e molte volte mi dicono, per chi non subisce un evento drammatico, come possiamo fargli capire l'importanza della nostra vita, di quello che abbiamo attorno? Anche, e dopo arrivo anche altre domande, come arrivare, stando da Dio, al succo della vita, che molte volte ci si arriva con percorsi pericolosi, tra virgolette. Assolutamente, guarda, noi abbiamo, l'essere umano ha una grandissima capacità, che è quella dell'immaginazione. Einstein, che mi sa che c'è la maglietta proprio stasera tu, Andrea. Ah, grande. Lui diceva una cosa, diceva tantissime cose meravigliose, ma una in particolare era che la conoscenza è importante, ma è limitata, l'immaginazione è limitata. E noi abbiamo questa grande capacità, attraverso il lobo frontale, di ricreare veramente, non l'immaginazione, diciamo, di creare cose che non sono reali, ma le possiamo essere reali. Io posso sedermi in questa sedia, in questo momento, chiudere gli occhi, immaginare fortemente di essere al mare, o addirittura, mettiamola sempre, immaginare un tiramisù meraviglioso e pensare ai savoiardi, che inizia già a venirmi la colina in bocca. Quindi, eppure non ce l'ho, non c'è qui davanti. Quindi abbiamo una grande immaginazione. Allora, le persone non hanno bisogno di passare degli eventi drammatici che ti fanno cambiare.
che poi tra l'altro succede, purtroppo per alcune persone non basta neanche quello, non basta neanche quello per cambiare, ma dobbiamo fare in modo di usare la nostra immaginazione a nostro favore. Quindi cosa se io mi trovassi in questa situazione, cosa se, allora noi sappiamo che il nostro cervello si allontana da tutto ciò che è dolore e si avvicina a tutto ciò che è piacere. Quindi nel momento stesso che noi riusciamo a creare un'immagine, una visione di qualcosa, dici wow, se io perdessi questo, e senti tanto dolore, cosa fa? È come se fosse reale, provi una sensazione così forte che dici no. Guarda, l'altro giorno ho fatto proprio una cosa con una ragazza che voleva smettere di fumare e gli ho fatto fare un percorso e avvicinare praticamente il fumo al dolore associato a sua figlia, cioè attraverso la sua immaginazione l'ho fatto immaginare che sua figlia, che ha 7 anni, quando avrà 18 anni, fuma come lei. Mm-hmm. E lei, quell'immagine lì, ha iniziato ad agitarsi tutta, gli sono venuti i brividi, che ha preso la sigaretta e l'ha spaccata. Quindi l'ha fatto lei, questa è l'immaginazione, cioè se noi ci portiamo a vedere una cosa che non così come se fosse reale, attaccato al dolore, a quel punto noi switchiamo, cambiamo. Quindi le persone non devono semplicemente non arrivare a quel punto, sapere che la nostra mente può essere riprogrammata, questo è importante, quindi a prescindere da dove sei, deve essere riprogrammata, e sapere che c'è un programma, lo stato inconscio, dipende dalla nostra infanzia, no? Quello che è successo alla nostra infanzia, il rapporto soprattutto con i nostri genitori, ha determinato le nostre credenze, che determina le nostre scelte che facciamo oggi. Sì, questo lo posso fare. Il fatto della riprogrammazione deriva anche il concetto che l'abbiamo programmata noi, cioè il fatto che le nostre paure, le ansie, cioè non siamo nati con quelle cose, ce le abbiamo noi, con i nostri comportamenti, le nostre azioni, ce le siamo installate, oppure qualcun altro che ha avuto una forte influenza su di noi ce le ha installate dentro di noi, ma il bello e il fascino è che possiamo anche lavorarci. Però entriamo tutto nel mondo del mental training, che è una cosa che va sempre sottolineata, significa allenamento mentale, significa che non ha il coach la sfera magica, ha le strategie, le tecniche per... Dopo bisogna lavorarci, ma è possibile e senza fretta. E poi a me piace generalmente, quando inizio un percorso con qualcuno, fare proprio la fotografia, perché il percorso mi piace anche fargli notare i miglioramenti, perché il nostro cervello, con tutti i pregi che ha, è bravo anche a cancellare, no, quello che si è fatto prima. Invece è fondamentale ricordarsi l'impegno che ci mettiamo e i passi e i miglioramenti che facciamo. Bravissimo, hai detto una cosa, guarda, meravigliosa, e le persone a casa, e voglio che arrivi questa cosa, concetto sempre più chiaro. È importante capire dove sei e attraverso la strategia i progressi che hai avuto. In questa maniera, perché la nostra mente, il nostro cervello segue il progresso, cioè se noi andiamo in palestra, allora, è risaputo, io ho un sacco di amici che hanno le palestre, che mi dicono, le persone si iscrivono, il primo mese è quello dove perdo di più di iscritti. Il primo mese. Perché? Perché il primo mese è il più difficile. Vai in palestra, ti fa male il giorno dopo, ma io volevo stare sul divano, non volevo fare sta cosa, e quindi succede che una buona percentuale di queste persone molla, dice vabbè, non fa per me. Chi invece spinge un po' di più, cioè sforza un po', mette un po' di forza alla resistenza di dire vabbè, sto a casa, al secondo mese inizia già a vedere i risultati, inizia già a vedere che è dimagrito, qualcuno dice wow, ma come ti sento in forma, stai facendo qualcosa, sono andato in palestra, wow, ma ti vedo più, sei più tonico, ma senti qui che forza, uno ti dà una pacca sulla spalla, wow, ti senti più, wow. Allora a quel punto continui ad andare, esattamente quello che hai detto, nel momento stesso che registri il progresso, allora lo fai di più. Quindi, fatto un video anche su YouTube sulla forza di volontà proprio, relativa a questo qui, la forza, come aumentare, come rinforzare la forza di volontà. È proprio la caratteristica che comunque io, facendo sport da 40 anni, mi hanno sempre detto, non è tanto quello che fai all'inizio, ma se fai panca o se fai un'ora e mezza di bici, sono gli ultimi 5 minuti, e lì è dove devi
tenere duro, mollare, perché pian pianino si tratta di piccoli, piccoli, piccoli miglioramenti. Poi secondo me, adesso io mi sono insegnato anche il fatto di creare le abitudini e poi dopo secondo me bisogna sempre fare molta attenzione alle aspettative, perché se vai in palestra e pensi di diventare Schwarzenegger in un mese, sei un attimino... Quello è la differenza che ho fatto in un altro video, dal sogno all'obiettivo. Il sogno, abbiamo parlato prima, il nostro cervello è in grado di farci fare qualsiasi cosa. L'obiettivo è un po', bisogna un po' più di tempo, secondo me, o no, Walter? Assolutamente, hai assolutamente ragione. Cioè, devi fissare un obiettivo che sia fattibile, un obiettivo che ti spinga a fare di più, ma non ti strappi così tanto che diventa quasi impossibile, perché poi se non ce la fai, se tu alzi troppo l'asticella, quella che viene fuori è la frustrazione. Ecco, vedi, aveva ragione mio papà, non sono buono a niente. Capisci? Cioè, si ritorna indietro una storia del passato, invece no, invece fai vedere che piccoli passettini, quasi addirittura, a volte io suggerisco alle persone di scrivere una serie di obiettivi, tanti obiettivi, perché... Perché quando tu hai tanti obiettivi che sono abbastanza fattibili durante il giorno, è bello vedere un foglio che fa check, 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 no? Perché? Perché il nostro cervello inizia a dire wow, sto andando bene, e quindi ti porta a fare di più. Quindi è importante prendere dei piccoli, degli obiettivi che sono fattibili, poi degli obiettivi un pochettino più avanti, poi degli obiettivi perché, no, piano piano inizi a camminare, poi inizi a correre, poi inizi a fare le maratone, ma non puoi pensare subito alla maratona di farla di 42 km. Cioè, piano piano, piano piano, piano piano, assolutamente quello che dici, il progresso è molto importante, le abitudini che hai detto, assolutamente sacrosante, perché dove sei, la cosa importante è dove sei, se non ti piace, guarda le abitudini che ti hanno portato a essere dove sei. Eh sì. No, Quali sono le abitudini che ti hanno portato? soprattutto ti perdi anche il fascino del percorso. Noi stiamo, come ti ho parlato oggi, stiamo creando con la squadra, insomma, un obiettivo importante anche per questo 2020, perché non lo voglio perdere, no? Come atleta, perdere per modo di dire. E sarà bello partire, incontrare, parlare, raccogliere storie, vedere la nostra Italia, ma quanto è bello trovarsi con la squadra, programmare un cammino e cominciare, no, a gustare quello che verrà. Cavoli, te lo gusti due volte se ti godi bene il percorso. Bravissimo, assolutamente. Questa è un'altra cosa che ne parlavo l'altro giorno, perché è proprio quello, cioè il fatto di goderti, aver fiducia, di fare i passi, fare la strategia, capire dove sei, fare la strategia, aver fiducia e goditi il viaggio. Come quando una persona che da Roma va a Milano, compra il biglietto, sale sul treno, si mette al suo posto, non è che tutti i giorni, tutti i momenti vada a controllare, oh, ma sta andando a Milano, ma sta andando a Milano, oh, ma non è che gira a sinistra, gira. No, ti fidi, goditi il viaggio. E quando arriva ti dice Milano e scendi. Quindi hai fatto la cosa, non hai avuto frustrazioni, sei goduto il viaggio. E che cosa meravigliosa, assolutamente, godersi il viaggio. Bravissimo, Andrea. Questa è un'altra cosa importante, perché poi una volta che arrivi lì, sì, sei 5 minuti, ok, qual è il prossimo obiettivo? Qual è Io il prossimo obiettivo? il primo professionalmente, il primo input che ebbi su questa cosa qua fu lavorare con un ragazzo universitario che si era laureato e cioè non vidi, no, la prima, anche durante le competizioni, vedi a volte in quel ragazzo qua, laureato, io non sono laureato, è un mio futuro obiettivo, ma vedremo insomma quello che mi riserverà la vita. E io dicevo, cavoli, ma come fai a non esplodere di gioia che hai raggiunto un obiettivo che non è da tutti comunque nella vita e comunque è un'eredità, perché a me queste cose piace molto chiamarle anche eredità perché saranno con te per tutta la vita. Come fai a non godertelo? Poi ci abbiamo lavorato assieme e in sostanza, in breve, è che ad ogni esame lui correva già all'esame dopo, era una continua corsa verso il raggiungere il finire che non si è goduto purtroppo il percorso. Wow, scusami, si aspetta la luce. Perdonami. Vai tranquillo. Intanto qui abbiamo tante, tante riflessioni, anche per esempio Linda, quello che penso infatti siamo quel che abbiamo vissuto ed è vero che non ricordiamo ogni evento del nostro passato, secondo voi è importante cercare di ricordare, ma assolutamente sì, Linda, hai
a me piace ricordare, tanto che arriva Walter che sistema il guaio elettrico e ripeto, come ad ogni diretta, questo è il bello delle dirette. Sappiamo benissimo che in questo momento di coronavirus stiamo sovraffollando, diciamo, le reti, perciò possono accadere anche queste cose. Perciò assolutamente sì, come vi ho detto l'altra sera, ho fatto delle ancore, starei attento a quei momenti dove bisogna magari lavorarci sopra. Scusate ragazzi, allora si è spento la luce, cambio postazione, sono qui. Vai tranquillo. Poi dopo ci sono tante altre riflessioni. Livia Massi dice: io credo che ogni essere tocchi almeno una volta il fondo, non necessariamente con un evento drammatico. A quel punto bisogna solo risalire e lo si fa con la consapevolezza di cosa dover evitare. Quindi si tratta di accettare anche quello che ci accade e soprattutto imparare dall'esperienza. A me anche dal mio incidente piace appunto dire anche: ok, ti sei portato via un pezzo importante del mio corpo, ho capito tanti errori e cerco di portarmi quell'esperienza in modo positivo. È una lettura che richiede tempo, soprattutto vabbè che torniamo dietro 30 anni fa, perciò Walter nel 90 non c'erano queste dirette, non c'era i coach, non è che il telefono. Adesso uno dei grandi le grandi cose positive, insomma, che offrono i social è che è vero che magari scrivono fesserie, però come dicevi tu è anche vero che possiamo scegliere noi le persone da seguire, ascoltare, guardare, e c'è di tutto, e il fatto che ci sia di tutto c'è anche il positivo. Assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto chiedo scusa a te e alle persone che stanno seguendo. E poi assolutamente, noi abbiamo sempre una scelta, e questo è il grande dono che ci ha dato l'universo. Mi piace sempre pensare questa grande energia che è dentro di noi, che fa battere il nostro cuore 100.000 volte al giorno, 1 milione di volte all'anno, 3 miliardi di volte in una vita. Questa energia che fa crescere le nostre unghie, fa crescere, fa digerire quello che ho appena mangiato mentre io sto parlando con te e non devo dire no, e scomporre tutto. Questa energia dobbiamo renderci conto che c'è, esiste dentro di noi, ed è quella stessa energia che fa crescere la quercia qua fuori, che ha fatto crescere la quercia qua fuori, che è alta 20 metri, cioè è partita da un seme, e c'è questa grande energia. E la grande energia, questo grande dono che è la madre natura, è quella di darci, Dio stesso, di darci la scelta, la scegliamo. Noi abbiamo sempre la scelta di dire una cosa, di pensare una cosa, e ovviamente, come Newton ci ha insegnato, è ogni cosa un causa-effetto, cioè se io ho un pensiero avrò un effetto, oppure come c'è scritto sulla Bibbia, ma non voglio andare su religione, sto solo parlando di cose storiche. La Bibbia dice: quello che semi raccogli, è una legge universale. Così come se io faccio cadere una pietra, oppure io mi butto dal 10° piano, io mi schianterò giù. Se si butta Trump, la stessa cosa. Se si butta il Papa Francesco, la stessa cosa. Quindi ci sono delle leggi universali che riguardano tutto. Quindi quello che semini raccoglie è esattamente questo. Noi coi pensieri seminiamo, con la parola seminiamo, con le azioni seminiamo. E sappiamo bene, non ci vuole un agricoltore per capire, che se io butto un seme di fragola, non raccoglierò cime di rapa. No, sicuro. Quindi se io voglio fragole, allora butto semi di fragola. Se io voglio cime di rapa, butterò cime di rapa. Quindi devo capire che quello che io raccoglierò, non devo dare la colpa al tempo, allo Stato, al governo, alla compagna, ai genitori, ma devo dire: porca miseria, l'ho buttato io. Allora, nel momento stesso, siamo consapevoli e responsabili che noi abbiamo, ogni cosa che ci succede nella nostra vita è una scelta nostra, è una conseguenza di scelte nostre, a quel punto diciamo: allora io posso, se io ho completa responsabilità 100%, allora vuol dire che posso cambiare. Esatto. Mentre molte persone sono spaventate da questo, perché dice: no, troppo potere. Perché la gente non è spaventata dal fatto di non essere abbastanza, ma è spaventata dal fatto di aver troppo potere.
Sì, noi abbiamo tutto questo potere, possiamo scegliere in ogni momento. Quindi molte volte serve meno tempo di quello che pensiamo, e possono accadere, perché poi vabbè, c'è tutto il discorso della passione, perché prima ho letto anche alcuni commenti, insomma, di quando anche tu, insomma, hai recitato in fiction, dove ci sono dei momenti veramente straordinari. Secondo me la passione è una delle risorse. Io ho un progetto, si chiama Progetto 22, nelle scuole, dove porto le risorse, sostanzialmente le risorse come l'amore, l'amicizia, la resilienza, che leggevo anche prima, sono state a mio avviso quelle risorse che mi hanno in un certo senso aiutato e guidato e spinto in alcuni momenti a uscire, no, dalla mia disabilità e normalità, che poi sono due cose che volevo chiederti. Ma sopra tutte queste, come la volontà, l'energia, a mio avviso c'è quella risorsa che si chiama passione. Infatti è un ingrediente che negli incontri delle scuole, io ne ho incontrati più di 70.000 negli ultimi 4-5 anni nelle scuole di tutta Italia, perché è parte di un ramo della mia vita che voglio coltivare per sempre, e risveglio in loro la ricerca del talento attraverso la passione. Sto facendo anche dei video per diventare straordinari, che dicono che uno studio scientifico dice che il primo passo è svegliare la curiosità. Svegli la curiosità in un bambino, in un ragazzo, e lì capisce che ha qualcosa da dare a livello straordinario, che poi ovviamente il talento coltivato con la costanza giornalmente puoi arrivare tanto, tanto avanti. Ecco, cercare di guardare anche magari persone come te, matematici, astronauti, eccetera, non come figure, perché molte volte me lo dicono anche a me: cavoli, sei andato 5.600 metri, sei un supereroe. No, non sono un supereroe. Preferisco, e ultimamente devo dire che la legge dell'attrazione sta traendo in me questa parola, dove mi definiscono guerriero. Supereroe non mi piace, guerriero mi piace, perché il guerriero è un essere umano che si guadagna sul campo quello che ha, insomma. Guerriero mi piace molto. Assolutamente, guarda, è molto bello, siamo assolutamente sintonizzati. Quando tu parlavi della passione, assolutamente, è molto importante che ogni... Vedi, i bambini, io non sono molto d'accordo con come vengono gestite le scuole, perché i bambini vengono trattati tutti uguali. Vengono trattati nella stessa maniera, quando vanno a scuola tutti il grembiule nella stessa maniera, vengono messi lì, e invece ognuno è diverso. Siamo 7 miliardi e mezzo di persone, e la cosa particolare, straordinaria, è che non c'è un altro Andrea Di Vincenzi in 7 miliardi e mezzo di persone. E questo, secondo me, è straordinario. Un pezzo su unico pezzo, 7 miliardi e mezzo, non c'è un altro. Così come non c'è un'altra persona di quelle che ci stanno ascoltando, che ce ne sono un doppio. Quindi questo è straordinario. E quindi dobbiamo cercare di capire che ognuno di noi è un pezzo straordinario e ha una sua vita, ha una sua passione, ha un suo talento che non può magari essere riconosciuto, no? Come si diceva, dipende da... sempre Einstein credo che l'abbia detto, dice: sai, dipende da come vengono paragonate le cose. Se tu reputi, giudichi il pesce rosso per come è in grado di salire un albero, dice, questo è incapace, no? Però è bravissimo a nuotare, molto meglio di una giraffa oppure molto meglio di una scimmia. Quindi ognuno ha un grande talento, e la cosa è proprio questo, cioè esattamente quello che hai detto, la curiosità. Che cosa ti incuriosisce? Lì è la prima porta che apre quello che è la passione dietro, che poi, ovviamente, con l'allenamento, il talento viene coltivato. Quindi, una volta che scopri la passione, coltivi con l'allenamento. Ed è esattamente quello che è, no? Arrivare... tu sei una persona straordinaria. Quanti anni hai? Perdonami se ti ho chiesto. 46 anni. Arrivare a 46 anni in grande forma, non solo fisica, mentale, mettiamola così, mentale, spirituale, con questa grande voglia di fare, di aver passione della vita, di condividere con tutti i viaggi che hai fatto, che i progetti che vuoi fare, e soprattutto questa, no, con quello che hai avuto da 17 anni, che un'altra persona dice no, questo non potrebbe succedere. Cioè, ci sono purtroppo delle persone che
limitano la loro, il loro potenziale con due gambe. Parliamo, scusami se vado diretto al punto, perché la realtà è questa. Con due gambe lì no, non posso fare. Cosa? Guarda, io ho un amico, un carissimo amico che è brasiliano, che è nato senza gambe e senza braccia. E lui ha anche lui grande voglia, grande di fare le cose, è un cantante, va a fare surf, eccetera. Io molto spesso lo faccio vedere a delle persone, e dico, scusa, qual è la tua scusa? Questa è la sua, qual è la tua? Quindi basta raccontarsi delle cose, basta dar retta a quella storia, quelle storie che ci racconta la nostra testa, dovute all'infanzia, a cazzate di questo tipo, che dice che non sei abbastanza. Non è così, perché c'è qualcosa di straordinario in ognuno di noi. E dobbiamo, esattamente come hai detto te, coltivare con la curiosità, la passione, e poi dire, ma magari mi piacerebbe cantare, magari la musica mi piace, bene, inizia a suonare, no, non è mai troppo tardi per incorrere in una cosa che ami, mai troppo tardi. E a volte accettare anche di andare magari contro a qualcuno. Io, una delle mie delle persone che ho avuto più a fianco è stata, insomma, mia madre, mancata oramai due anni fa, forse per il bene, ai tempi ero ragazzo, oggi ragiono anche da genitore, è indiscutibile che lei lo facesse in direzione esclusivamente per il mio bene, perché io era anche una delle cose, no, che volevo parlare con te, perché essere qui oggi ha significato per me in tutti questi anni lavorare molto sulla parola normalità, perché se tu ritieni la normalità che una persona debba avere due braccia e due gambe, non so io se avrei tutto quel coraggio di fare quello che ho fatto. Perciò la normalità per me è dire, ok, ho fatto un incidente, è andato come è andata, la normalità è vivere con una gamba. Solamente che da accettare, parliamo nel 98, era difficile, perché la normalità prevede due gambe, tu ne perdi una, il modo più veloce per ritornare normale è indossare la protesi. Tu indossi la protesi, così la gente dice, ah va bene, sì dai, ho avuto l'incidente perché ho come prima. No, non è come prima, non sarò mai più come prima, perché prima avevo due gambe, ora me ne manca una, ma questo non vuol dire se sei alto, basso, moro, povero, ricco, puoi comunque raggiungere livelli stratosferici. E io sono andato contro a mia madre, perché io ho fatto un tipo di lavoro, e secondo me lo sport è stato, e lo studio anche della musica, perché studiavo musica sempre a livello amatoriale, mi ha dato delle informazioni diverse, magari che poteva avere per forza di cose mia madre negli anni 90, ma io ho abbandonato la protesi. Io ho deciso a 28 anni di vivere la mia vita senza protesi, mostrarmi alle persone con una gamba e le mie due stampelle. E da lì poi è un'altra domanda che volevo farti, cioè la libertà. Cos'è la libertà? Perché tanti sono alla ricerca della libertà e vanno dall'altra parte del globo. Parliamone dopo questa esperienza della libertà, Ma wow, non so, libertà credo che sia, per me è sempre stata importante questa parola. Da quando ero giovane dicevo, se io avessi un dizionario o un libro, inizierebbe con la parola L di libertà. La libertà è quello di ascoltare la voce dentro, quella più profonda, che ti dice, ok, noi vogliamo far questo, facciamo questo, siamo questo. Quindi la libertà è quello di lasciarsi essere, di accettarsi per quello che si è, perché molto spesso noi non ci accettiamo perché magari cosa se gli altri non gli piacciono? Questa è la domanda. Sì. Cosa se gli altri non gli piacciono? Cosa penseranno gli altri? Esatto. Se io lascio andare, se io sono veramente me stesso, cosa penseranno gli altri? Magari non apro, allora forse è meglio che io cerco di essere come loro vogliono. E questa è una partita persa. È una partita persa, perché cercare di essere quello che non sei è una partita persa, non sarai mai. È come cercare di diventare una giraffa, cerca di essere un leone, non sarà mai un leone, è una giraffa. Allora cerca di essere il meglio che sei come giraffa. Non vuol dire che tu sarai meno o più rispetto al leone. Perché? Perché il leone farà certe cose, tu ne farai altre. Cerca di essere il meglio che sei come giraffa. E come hai detto te, non vuol dire che non potrai fare cose straordinarie, ma da quello che sei. Quindi
credo che la libertà sia riconoscersi, accettarsi con i pro e i contro, riconoscere che siamo normali non per quello che la società ti dice di essere, ma sei un essere che merita di poter vivere la tua vita, merita amore, merita successo, merita l'abbondanza, merita di essere amato, merita di amare. E quindi e lascia essere, lascia parlare quella parte più profonda tua e non questa testa, perché questa testa no, cerca di dire no, è meglio che fai così, perché se fai così non sarai amato di più, ma non, no, molto spesso ci sono tante storie qua che non funzionano, non sono a nostro pro. Ma lasciare parlare la parte più profonda, ecco perché in quei momenti dobbiamo stare da soli. Far da soli, far silenzio, stare in silenzio e far parlare quella parte più profonda, lasciala parlare. E l'intuito credo che ce l'abbiamo tutti, anzi, nessun chi magari l'ha allenato di più, chi l'ha allenato di meno. Non trascuratelo, non trascuratelo tutto. Non trascuratelo. Anche uno dei, anche la bellezza del nostro lavoro è che, come parlavo anche l'altra sera in una diretta, è che la crescita personale ti porta a intraprendere un viaggio che io, è 10 anni che ho cominciato a studiare di crescita personale e tra 30 o 40 anni vedremo, comunque secondo me è un viaggio infinito, cioè non abbiamo, perché noi siamo talmente, perché siamo secondo me al centro dell'universo, perché dentro di noi ci sono molti universi e noi andiamo sempre più in profondità. La fortuna del nostro lavoro è che oltre a vivere il nostro, viviamo parallelamente anche quello delle persone con cui lavoriamo, perché a volte mi chiedono ma è bello il tuo lavoro? Il mio lavoro è straordinario, anche perché è un lavoro, come immagino tanti altri ricercatori o eccetera, che non puoi, non, cioè, ti arriva in automatico il concetto che, tra virgolette, se ti fermi sei finito, ma sei finito nel senso che non è che tu ti fermi perché hai già tutta la conoscenza, ti sei fermato, non continui a salire quella scala. E è un viaggio vedere anche cambiare, no? Gli altri, cambiare le persone, che poi è merito loro, perché sono loro che lavorano. Noi diamo solamente una guida, ma è veramente affascinante. E il mio invito è sempre quello di leggere, soprattutto in questo momento dove magari abbiamo un po' più di tempo o abbiamo bisogno. Questi qua sono i momenti dove magari al momento non puoi andare fuori e dici ma perché mi sto facendo un mazzo così? Perché poi, l'esempio che fa, la metafora che ti ho dato prima, dopo raccoglierai dei frutti straordinari. È chi tiene duro in questi momenti che poi può fare la differenza, in ogni ambito. Guarda, volevo solo far notare una cosa. Tu hai detto che la tua crescita personale è iniziata 10 anni fa. No, io credo che la tua crescita personale, in maniera forte, come? Libri. È iniziata quando avevi 17 anni. Lì è iniziata la tua. Lì, cioè la crescita è arriva per tutti. Ora, sui libri probabilmente c'è più sicuramente più consapevolezza negli ultimi 10 anni, ma ti rendi conto, guardi indietro, dici, wow, guarda da dove vengo, guarda come ho superato quelle cose. E quella cosa che ti fa di te un coach straordinario è perché tu ci sei passato, a differenza di altri che magari studiano sui libri e sono bravi perché l'hanno letto, capiscono come applicare le strategie, come fare, tu ci sei passato, me. E sinceramente, io voglio andare da una persona, se io voglio imparare a giocare a tennis, io voglio andare da una persona che è stato veramente un campione che fa il coach. Perché so cosa vuol dire, so che lui sa cosa vuol dire stare nel campo, e so che lui sa cosa vuol dire quando sei in difficoltà o sei sotto e c'è qualcosa che non va o le gambe ti fanno male, i ginocchi ti fanno male. Questa è la cosa importante. Quindi io credo che tutti noi abbiamo una missione. La tua è chiara. Sei qui per trasformarti. Io uso molto la parola trasformazione. Per me, io credo che nella vita di ognuno di noi abbiamo avuto tante trasformazioni. E tutte le volte che hai delle trasformazioni, fai 3 passaggi. La prima è riconosci che c'è un problema, riconosci che c'è un muro. Riconosci che c'è un muro, c'è un problema. Riconosco, accetto, perché molto spesso le persone non accettano che c'è un problema. Non accettano di fumare, non accettano, no, non è vero, io non ho nessun problema col fumo, io non ho nessun problema con la rabbia, non ho nessun problema con l'alcol, no, c'è un problema. Nel momento stesso che lo accettano, allora dicono, ok, devi trovare la motivazione
che ti fa alzare il culo dalla sedia e ti fa andare oltre quel muro lì. La motivazione, i tuoi figli, i tuoi nipoti, fallo per tua mamma, non lo so, qualcosa che ti fa muovere il culo dalla sedia. E il terzo obiettivo, il terzo è l'obiettivo, fissa un obiettivo che ti fa passare all'azione. Quindi questi sono i passaggi che credo che ognuno di noi fa tutte le volte della trasformazione, e l'hanno fatto tutti, tutti quanti a un certo punto, anche in un rapporto, ha detto basta. Sono arrivati a un punto che hanno capito, hanno detto basta, hanno capito che loro valevano di più, la motivazione era più importante, hanno preso la roba e sono usciti fuori di casa. Quindi perché molte volte è sufficiente, tra virgolette, perché poi sai benissimo che dietro c'è un bel lavoro, andare a mappare quello che tante volte le persone hanno già fatto nella loro vita. Perché adesso me la sono segnata, una cosa che mi ha stupito e che mi stupisce ancora, che da quando studio coaching ho dato il nome a delle cose che avevo già fatto prima, perché gli obiettivi, la resilienza, la mia motivazione, cioè tutte le visualizzazioni, cioè quante volte mi sono visto tornare un ragazzo normale, oppure ho visto, quando ho scalato nel 2010 la montagna, ho visto quella vetta, ma io non sapevo nulla di crescita personale, l'obiettivo ben formulato, la trasformazione. Allora vai a rivedere, ma cavolo, ma io queste cose qua le ho già messe in campo, ho dato un nome, e tante volte le persone dicono, ah, così intanto diamo la chiarezza di dire, hai visto che non c'è nessuna palla magica, è che già noi tante volte nella vita abbiamo compiuto cose straordinarie, ma tendiamo che cosa? A ricordarci cosa abbiamo sbagliato, quando abbiamo litigato. E magari abbiamo fatto cose straordinarie, che come si diceva anche l'altro giorno con un'amica, anche una donna, diventare straordinari, video che sto facendo, non è che devi andare sulla luna, è per esempio accudire una casa con tre figli, quello è diventare straordinari, non serve assolutamente. Cioè un cieco che ha scritto il libro con la sua tastiera, ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Ma sono quelle le cose straordinarie. Dopo è straordinario Elon Musk che ha inventato la prima azienda che porterà, sì, ma quello lì sono cose, ma c'è tanto, il mondo va avanti perché siamo in tanti e ognuno fa nel suo piccolo cose straordinarie. Assolutamente, credo che ognuno di noi è in grado di fare cose straordinarie. Come hai detto te, non ci vogliono fare, non devi inventare la Tesla, non devi andare su Marte, ma piccole cose, un rapporto con il proprio figlio, come magari il figlio cade, piange e la madre lo prende in braccio, dice non ti preoccupare, stai tranquillo, guarda che non è successo niente, il bambino, cioè piccole cose, che come abbiamo detto prima, le piccole cose non sono poi così piccole, come siamo partiti col respiro, non sono così piccole, non trascuriamo quelle cose lì, cioè non hai bisogno, perché la società là fuori dice tu vali se fai cose importanti. Per quanto riguarda la società, cose importanti sono cose numeriche. Guadagni tanti soldi, attiri, fai tanti follower, tutto numeri. Allora se fai così vuol dire che tu vali. Non è vero. Non è il valore, ancora una volta, non è quello dato dalla società, perché sappiamo che la società non fa i tuoi interessi, fa i suoi interessi. Perché? Perché per ottenere quello devi girare, fai girare, compri, insomma, tutto questo, il sistema lo sappiamo, il sistema non ha a favore di ogni persona, ma il sistema ha a favore dei suoi interessi. Quindi dobbiamo renderci conto di quello che vale veramente. Credo che adesso, in questo momento, abbiamo avuto l'opportunità, la grande opportunità, in questi due mesi, di scoprire forse delle cose che non ci rendevamo conto fino a tre mesi fa. Eravamo troppo di fretta a correre, a prendere il traffico, a prendere i bambini. Adesso abbiamo avuto il tempo, come hai detto tu, di riflettere, di dire, ma dov'era la mia vita? Dov'era? Stavo andando dalla parte sbagliata, dalla parte giusta? Era sulle rotaie giuste? O forse c'è qualcosa che posso cambiare? Magari un lavoro, mi hanno licenziato, magari quel lavoro lì non mi piaceva. Meno male, quindi l'hanno fatto loro, ora è il momento forse di fare qualcosa, allora cosa ti piace fare? Non vedo cercare lavoro. No? Mi sono segnato tanto. No, vai, perché c'è un ritardo di un secondo, ci incasiniamo. Sì, no, è proprio quello, ma cosa ti piacerebbe fare? A molta gente quando gli chiede cosa ti piacerebbe fare, non ce l'ha, perché nessuno glielo chiede. Nessuno gli chiede questo. Io gli dico, scusate, ma quando voi andate a fare la spesa, fate la lista delle cose che volete o che non volete, perché tutti mi dicono, non voglio questo, non voglio quello. Ok, non credo che quando tu vai a fare la spesa fai la lista delle cose che non vuoi. Fai la lista delle cose che vuoi.
E quando esci fuori, 95%, mettiamo che il supermercato non ce l'aveva quel prodotto, tu hai il carrello pieno delle cose che vuoi. Quindi usa la stessa strategia. Fai la lista delle cose che vuoi e vai a farle, e vai a prenderle. Inizia a visualizzare, devo comprare questo, devo comprare quello, devo comprare quello. Abbi fiducia. Come hai detto te, ecco, un'altra cosa è il processo. Ogni processo ha il suo tempo. E molto spesso noi vogliamo tutto e subito. No, ogni processo ha il suo tempo. Il processo per capire come andare avanti, come trasformare la propria vita dopo un incidente, ha bisogno del suo tempo. Può essere un anno, 5 anni, 10 anni, un mese. Cioè, bisogna capire come trasformare, come ha bisogno del suo tempo. Quindi accetta anche il fatto che ha bisogno del suo tempo. Ok? E tutti i giorni non sono uguali, perché io sono sicuro che quando tu, dopo i tuoi 17 anni, hai avuto dei giorni in cui stavi bene, giorni che eri per terra. Aspetta che non ti vedo più. Andrea. Ai ai ai. Come mai? Andrea, ti vedo più. Non ti vedo più, Andrea. Mannaggia. Come mai? Saltato su uno che l'altro. Andiamo un po' di nuovo. Come ha bisogno del suo, quindi accetta anche il fatto che ha bisogno del suo tempo, ok? E tutti i giorni. Spegni qualcosa, non lo so, boh. Vediamo quei pari di pesci. Aspetta, eccomi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Purtroppo mi è, aspetta, che mi è saltata. Mannaggia. La diretta fa anche questi scherzi, purtroppo. Ci ha fatto perdere un po' il filo, ste wifi. No, non scherzi. Dai, tanto siamo 53 minuti, due saluti. Sì. No, mi piaceva solamente parlare, legarmi un po' al discorso di prima, era molto legato al cambiamento, insomma, questa paura che, dico ahimè comunque, che le persone hanno paura del cambiamento, perché è stata una risorsa importante, insomma, che da quei 15 anni di azienda siderurgica mi hanno poi a 36 o 37 anni cambiare completamente vita. E legato al discorso prima, per far capire quante volte dobbiamo essere noi, no, assumerci quella responsabilità, che magari facciamo un passo per uscire dalla nostra difficoltà e gli altri ci tirano, no, la camicia da dietro per farti tornare. Quando io decisi di licenziarmi dal così posto fisso, no, il famosissimo posto fisso, tanti mi dissero: ma dove vai, che ti manca una gamba, capito? Per dire quanto devi essere veramente forte e tu il primo o la prima a desiderare di volere
superare quella tua difficoltà. A me piace molto la metafora, io nella formazione utilizzo sempre il muro, perché il muro è formato da mattoni e quei mattoni non sono altro che le azioni che tu compi per superare la tua difficoltà. Se non fai nulla, cavoli, è difficile immaginare che, cioè, se non fai nulla di diverso o non fai proprio nulla, come puoi sperare veramente che le cose nella tua vita cambino? Assolutamente, guarda, adesso fai e vieni tu adesso. Adesso abbiamo perso Walter. Sì, vedo la tua immagine bloccata. Oh, ok, ci sei. Ok. Mi senti? Sì. Io ti sento, Walter. Allora, volevo semplicemente poi brevemente, è esattamente come quando vai in palestra. Per costruire un muscolo, devi applicare una forza maggiore della resistenza. Cioè, c'è un peso e tu devi applicare, di 10 kg devi applicare una forza maggiore, perché sennò il peso non si sposta, quindi devi applicare una forza maggiore a quella resistenza, ma senza la resistenza non puoi applicare una forza e non c'è la crescita del muscolo. Quindi senza quelle persone che ti dicevano quello, che ti mettevano quei bastoni, tu non hai tirato fuori quel muscolo. Col tempo ti ha fatto diventare, no, il bicipite grosso che è quello che è adesso. Quindi ogni cosa serve, perché? Perché nella resistenza c'è una forza che dobbiamo applicare, a quel punto si crea veramente il muscolo che ti fa essere forte in quella cosa lì, forza di volontà, forza nelle decisioni, forza nel prendere, nel capire qual è la mia strada rispetto a quello che devo ascoltare. Esempio meraviglioso quello che hai fatto. Grazie mille. Ascolta, Walter. Salutiamo, io intanto ti ringrazio perché a me piace molto il termine, in vari ambiti della mia vita piace molto il termine magia, perché cioè, gli eventi che ti accadono, i momenti che vivi, chiamarli magie, secondo me tante volte, e questa, quella di questa sera per me, che io ho visto Walter nudo, io ho guardato pochi reality, devo dirti, però insomma sei conosciuto e tu hai raccontato l'inizio come ci siamo conosciuti. E io quando ho pensato un giorno, sai, quasi quasi io propongo, e poi mi sono tutto dentro, no? Sai, il dialogo interno. Ma cacchio, scrivi a Walter Nudo che... Sì, certo, lo facciamo. Tu mi hai risposto. Assolutamente. Perciò, grazie, assolutamente, grazie bene, assolutamente. Grazie tante, grazie. No, grazie a te. La tua energia veniva fuori prima di poterti conoscere, perché è quello che succede quando una persona è allineato come sei tu. L'energia viene prima della parola, precede la persona stessa. Quindi io Bello. Ho visto, ho guardato, ho capito un paio di cose, c'era un'energia, cioè, questo mi piace, ho iniziato a seguirti. Nessuno mi costringeva, nessuno mi diceva, no, lui mi piace. E quindi è l'energia, quindi quell'energia, quello che stai facendo sta andando meravigliosamente, sei luce, affinché tu possa essere sempre più luce per gli altri. Quindi per me è stato un grande onore. Anzi, non lo sai, ne abbiamo parlato, vorrei farti proprio io un'intervista e poi iniziamo, è straordinario, quindi grazie a te. Grazie a tutti voi, insomma, che mi avete ospitato, grazie. Grazie mille, Walter, ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Man, grazie, saluta la famiglia. Ciao, grazie anche tu. Ciao a tutti.